Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale, nella mia cucina. Io sono Adriano e preparerò due ricette alla settimana, il martedì e il giovedì. Oggi preparerò una pizza senza glutine. Seguite la ricetta. Ma prima di andare avanti, iscrivetevi al canale, per voi è gratuito e a me aiutate. Come saprete, ho già fatto 2 settimane di dieta vegana. Adesso è giunta l'ora di fare la dieta. Una dieta senza glutine, quindi oggi inizierò con questa pizza senza glutine. Seguite la ricetta e iniziamo. Prima di tutto facciamo il sugo per la pizza. Versiamo un barattolo di pelati nel frullatore. Versiamo un goccino d'olio. Un pizzico di sale, origano a piacere, copriamo, attiviamo. Pronto. Serviranno 500 g di farina senza glutine. Io uso questa, che è un mix di farine. Mettiamo un bel pizzico di sale. Poi servirà una bustina di lievito istantaneo per pizza senza glutine. Mescoliamo un po' tutto. Facciamo una fontanella e cominciamo a mettere l'acqua. Di acqua ce ne vorrà 300 ml. Finiamola di mettere tutta e poi impastiamo tutto per 10 minuti. Prima aiutiamoci con un cucchiaio. Poi, quando è possibile, usiamo le mani. Ok, iniziamo a impastare con le mani. All'inizio sarà un po' difficile impastare, vedete, però adesso sto prendendo tutta la farina. Sembra di no, invece non aggiungete acqua. Comunque la farina va bene, qualunque farina senza glutine. Vedete, piano piano prende tutto. Ecco qua la pasta. È pronta. Ora prendiamo una placca da forno e spalmiamo, cioè cospargiamo un po' di olio d'oliva. Perché servirà per stendere la pasta, quindi ne dovete mettere un po', Non preoccupatevi, nell'impasto poi non ho messo olio d'oliva, quindi ok, posto. Io ho messo l'olio d'oliva, tanto sicuramente mi arriveranno le critiche, ah, quanto olio quello e quell'altro. Però posso dire una cosa, se non volete mettere l'olio, non mettetelo, mettete solo un foglio di carta forno. Se, a me piace più così, a me piace più così. Se a voi non piace con tanto olio, mettete la carta forno. Quindi non scrivetemi sotto che c'è tanto olio, a me piace così, capito? Ora piano piano la stendiamo fino a coprire tutta la teglia. C'è abbastanza pasta per tutto.
Io l'ho già fatto una volta ed è venuta buonissima. E questa è la prima ricetta per mangiare senza glutine. Quindi iniziamo proprio bene con una buona pizza. Come vedete, sono riuscito a stenderla piano piano in tutta la teglia. Non è facile, però piano piano riuscirete anche voi. L'ho un po' unta con l'olio e adesso metteremo il sugo. Cercate di stenderlo bene, se non vi basta ne fate altro, se è poco ne aggiungete. Ok. Ne metto ancora un po'. Il sugo che mi è rimasto lo userò domani per un risotto o per una pasta, che è buonissimo. A posto. Metterò dei capperi. La inforneremo nel ripiano basso per 25 minuti, perché questa pizza ci mette 40 minuti a cuocere. Quindi i primi 25, mezz'ora la mettiamo sotto e poi dopo mezz'ora la togliamo e la mettiamo sopra, nel ripiano sopra. Naturalmente controllatela sotto, perché se si brucia poi dipende anche dal vostro forno. Allora inforniamo a 180 per 40 minuti in tutto. Ragazzi, naturalmente il forno deve essere caldo quando infornerete la vostra pizza. Non infornate la pizza da forno freddo, sennò ci metterà di più. Invece la mozzarella, usare questa che è adatta alle pizze, mozzarella grattugiata, fior di latte, che la vendono all'MD. Ne ho comprato una busta e basterà per tutta quella teglia. La metto tutta perché a me piace molto mozzarellosa. Ok, l'ho tolta dal forno dopo 30 minuti e ora incomincio a mettere la mozzarella. Come vedete, una bustina basta per tutta la pizza. Ora inforniamo. Ecco qui la pizza senza glutine. Ora metto in una metà un po' di olive. Questa è la metà di Mauro. Olive snocciolate. E forse me le metto anch'io. Facciamola pure tutta con le olive, così. Ecco, la taglio a metà. Ok,
Nella mia metterò anche un po' di rucola. Così. E delle scaglie di formaggio grana. Eccola qua. La mia e quella di Mauro. Ho impiattato. Ecco qua la pizza. Ora l'assaggio. E se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e mettetemi qualche commento. Ciao, alla prossima! Buona.